Ma come guadagnano i content creators e gli influencer? In un primo momento, i social network come Facebook, Instagram e YouTube erano stati ideati per aiutare le persone a creare connessioni con amici vicini o lontani e condividere momenti speciali della loro vita. Negli ultimi anni, invece, con l'aumento esponenziale del numero degli iscritti a queste piattaforme, molte aziende si sono rese conto che alcuni dei personaggi più seguiti, quelli che conosciamo con il nome di influencer, potessero rappresentare una preziosissima vetrina promozionale per il loro prodotti e servizi. Un po' come è sempre successo ai testimonial VIP, solo che invece di apparire in televisione o sui giornali, questi personaggi sono attivi quasi solo sulle piattaforme web. Insomma, gli influencer sono iniziati a spopolare e molti di loro hanno iniziato anche a guadagnare tanto e costruire attorno a questa attività un vero e proprio lavoro, portando avanti quella che è di fatto un'attività imprenditoriale. E se magari qualcuno di voi vuole intraprendere questo percorso lavorativo, beh, sicuramente le cose di cui parleremo in questo video vi serviranno. Il primo punto è che per iniziare a lavorare come content creator in Italia c'è bisogno di una partita IVA. E per spiegare tutto il mondo che ci sta dietro abbiamo chiesto una mano agli amici di Fiscozen, che è il servizio online per la gestione della partita IVA a 360 gradi. Tra l'altro Fiscozen ha deciso, per chi sta guardando questo video, di mettere a disposizione qui sotto nel link in descrizione una consulenza gratuita, ma di tutto questo ne parliamo meglio più tardi. Iniziamo prima di tutto delineando le varie opzioni che hanno gli influencer per guadagnare, che possono di fatto essere riassunte in quattro punti. I guadagni derivanti dalle sponsorizzazioni, che dovranno ovviamente essere sempre esplicitate con l'hashtag ADV messo bene in evidenza. I guadagni legati alle cosiddette affiliazioni. I guadagni legati al merchandising, come libri, felpe, eccetera, eccetera. E ovviamente la creazione di contenuti come immagini, articoli di blog, grafiche su Instagram, post e cose simili. Ovviamente molti influencer guadagnano la maggior parte dei loro soldi dalla sponsorizzazione di prodotti e servizi con un post sui social o un video su YouTube, ma ci sono appunto tante altre fonti di guadagno e non è un caso che molti influencer portino a casa cifre importanti anche grazie ai cosiddetti link affiliati. Se un influencer ad esempio aggiunge un link affiliato al proprio profilo e un follower clicca su questo link e poi effettua un acquisto, ecco, l'influencer stesso alla fine riesce a guadagnare una piccola percentuale da quella transazione. Ci sono poi le cosiddette forme di guadagno diretto, dove gli influencer magari vendono ai loro fan o follower prodotti in esclusiva come un libro oppure un corso, o addirittura prodotti che magari realizzano in partnership con aziende terze. C'è infine chi tra gli influencer, oltre all'attività online, si impegna nella produzione di altri tipi di contenuti, come una sorta di consulente esterno per altre aziende. Non è quindi raro vedere questi professionisti del web scrivere pezzi per blog o giornali di altre testate, girare clip o video sui social e collaborare in generale con altre realtà. Al netto però di chi lavora da solo, per la gestione delle proprie attività molti influencer, tra cui quelli grandi con un seguito molto grosso, fanno affidamento a delle agenzie per la gestione dei loro ingaggi, dei loro guadagni e per soprattutto i rapporti con i clienti. A meno però che gli influencer decidano di diventare dei dipendenti veri e propri dell'agenzia stessa, di norma questi continuano a lavorare come dei freelancer e come tali si trovano obbligati ad aprire una partita IVA. E visto che la categoria degli influencer è abbastanza nuova, dal punto di vista fiscale le cose non sono proprio così facili da gestire, per cui è sempre meglio affidarsi a una consulenza fiscale da professionisti che questo mondo lo vivono. All'apertura della partita IVA in generale abbiamo già dedicato un altro video che potete facilmente recuperare sul canale di Investiamo. Per farla breve, la partita IVA è un codice identificativo di un'attività imprenditoriale che permette ad un soggetto, chiunque la apra, di pagare le tasse e mettere dunque in regola il proprio lavoro, quindi incassando correttamente i propri ricavi, emettendo fatture e in generale rimanendo in regola con ciò che la legge dice. Il primo passo per aprire una partita IVA è identificare il codice Ateco di riferimento, che è un codice che inquadra il tipo specifico di attività che viene svolta dal professionista. Per capirci, prendiamo ad esempio un influencer del mondo fashion che ha 100.000 follower su Instagram e guadagna facendo post sponsorizzati da case della moda. Ecco, per questa attività il codice Ateco sarà il 731102, che fa riferimento alla conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Il secondo elemento a cui dovrà fare attenzione è il tipo di regime all'interno del quale verrà inquadrata la sua attività.
Questo influencer, esperto di moda, avrà due scelte: il regime ordinario oppure il regime forfettario. L'ordinario lo sceglierà se prevede di fatturare cifre superiori ai 100.000 euro annui e dover sostenere costi elevati per gestire le sue attività. In questo caso sarà sottoposto ad una tassazione compresa tra il 23% e il 43% sulla base di scaglioni progressivi sul reddito, gli stessi identici scaglioni di chi lavora da dipendente. D'altro canto potrà usufruire del regime forfettario, che prevede una tassazione al 5% per i primi 5 anni dall'apertura della partita IVA e del 15% a partire dal sesto anno di attività. Dopo aver chiarito il suo inquadramento fiscale, il nostro influencer del fashion dovrà procedere con l'iscrizione alla Camera di Commercio e alla gestione commercianti dell'INPS, in questo modo per poter versare i contributi previdenziali utili alla sua pensione. Per essere pienamente in regola da un punto di vista burocratico, dovrà inoltre presentare al comune dove svolge il proprio lavoro anche un certificato di inizio attività, chiamato in termine tecnico pratica SCIA. Ora, noi abbiamo preso il caso dell'influencer di Instagram del mondo fashion, ma lo stesso identico ragionamento vale anche per chi, ad esempio, fa video su YouTube e guadagna in base al numero di visualizzazioni dei loro video. L'apertura della partita IVA di per sé non è un'operazione costosa, ma ci sono comunque alcuni costi da sostenere, che è bene tenere a mente. In particolare sarà necessario pagare un'imposta di bollo da 17,50 euro, i diritti di segreteria da 18 euro, l'iscrizione alla Camera di Commercio, che può variare dai 53 ai 120 euro in base all'attività svolta, il costo del certificato SCIA che dicevamo prima, che varia da comune a comune, e il costo dell'indirizzo email per la PEC, la posta elettronica certificata, che anche qui varia a seconda del provider selezionato. Ci sono poi altri costi legati alla gestione della partita IVA stessa, tra cui il contributo camerale annuale di 53 euro, il costo per il commercialista, e qui il prezzo varia da professionista a professionista, e infine i contributi fissi per l'INPS, che ammontano a 4.515 euro e rotti, che andranno pagati in 4 rate di pari importo indipendentemente da quanto guadagniamo. E poi alla fine ci sono i costi variabili, ovvero le tasse sul reddito che dovremo andare a pagare a seconda di quanto guadagniamo nel caso del regime ordinario oppure del coefficiente di redditività nel caso del regime forfettario. Se abbiamo il regime ordinario, infatti prenderemo i nostri ricavi, ci toglieremo i costi che sosteniamo e da lì troveremo il nostro utile, su cui ci pagheremo le imposte in base al nostro scaglione dal 23 al 43%. Se invece abbiamo il regime forfettario, non possiamo scaricare nessun costo, per cui per capire su quanto pagheremo le imposte lo Stato ha definito dei coefficienti, delle percentuali che dobbiamo prendere e applicare ai nostri ricavi. Per esempio, nel caso degli influencer e della conduzione di campagne di marketing, nel regime forfettario il coefficiente è del 78%, e questo banalmente significa che se un influencer fattura, che ne so, 1000 euro l'anno, le imposte e i contributi verranno calcolati non su 1000 ma su 780, che è appunto il 78%. Quindi se hai aperto il regime forfettario da poco, le imposte che pagherai, quindi quel 5%, saranno calcolate su 780. Lo scenario che abbiamo appena presentato rappresenta quello di un influencer classico, vale a dire un personaggio noto sul web con migliaia e migliaia di follower che spesso spunta nei nostri feed social sponsorizzando vari tipi di prodotti o servizi. In certi casi però, soprattutto per chi sta muovendo i primi passi in questo settore, può capitare che un'azienda decida di collaborare con individui che magari hanno un seguito più piccolino per una collaborazione saltuaria. In questo caso il piccolo influencer di turno non sarà necessariamente obbligato ad aprire una partita IVA, perché l'attività che svolge non sarà né continuativa né organizzata. Per evitare di aprire partita IVA in questi casi è inoltre necessario che l'attività non sia neanche professionale, cioè non rappresenti il proprio lavoro, e che non sia previsto nessun coordinamento organizzato. In questo caso, se si rispettano tutti i requisiti previsti dal fisco, basterà emettere una ricevuta con una ritenuta d'acconto del 20% sul guadagno, che rappresenta un anticipo sulle tasse. Per capirci, facciamo un esempio. Immaginiamo che un piccolo blogger con una pagina Instagram da 10.000 follower venga, non lo so, notato da una casa di produzione cinematografica che vuole promuovere il suo ultimo film su, non so, con un reel Instagram. Ecco, se questo cliente fosse disposto a pagare 1000 euro lordi per la collaborazione
collaborazione con il piccolo influencer, quest'ultimo, dopo aver pubblicato il contenuto, invierà una ricevuta con su scritto che ha svolto l'attività e in cambio di 1000 euro lordi, e per suo conto l'azienda pagherà il 20% di imposte, ragion per cui il piccolo influencer non incasserà 1000 ma 800. Un altro elemento da considerare in questi casi è legato a un falso mito, ovvero che fino al limite di 5000 euro l'anno di ricavi non è necessario aprire la partita IVA. In realtà questo è un po' un falso mito, perché l'apertura della partita IVA non dipende da quanto si incassa, ma appunto dal fatto che l'attività che stiamo svolgendo sia continuativa e organizzata. Se lo è, anche se guadagno solo 2000 euro per il primo anno, allora mi servirà aprire la partita IVA. Ad ogni modo, una volta superati i 5000 euro annuali, anche se non ho partita IVA, dovrò iscrivermi alla gestione separata INPS per versare i contributi previdenziali. Questi contributi ammontano al 33,72% dei propri ricavi e sono suddivisi un terzo a carico dell'influencer, cioè l'11,24% che si dovrà indicare nella ricevuta e sottrarre dai compensi, e due terzi a carico del committente, quindi dell'azienda con cui si lavora, e sono pari al 22,48% che l'azienda dovrà versare per conto dell'influencer all'Agenzia delle Entrate. Ecco, se tutto questo vi sembra molto complicato, sappiate che è normale, ed è proprio per questo motivo che per gestire la partita IVA ha senso affidarsi a dei professionisti, come quelli di FiscoZen. FiscoZen è un servizio online super semplice e veloce da utilizzare, che oltre a permetterci di emettere fatture e gestire la nostra partita IVA, ci mette a disposizione anche un commercialista dedicato che è specializzato nel nostro codice Ateco, che possiamo contattare sempre in caso di necessità. E poi c'è la loro dashboard, che non solo è bellissima, ma è anche facilissima da utilizzare, e da qui possiamo creare le fatture anche elettroniche, vedere quante imposte dovremo pagare e quando soprattutto, e la cosa più bella è che possiamo farlo senza dover far nulla, perché si occupa di tutto FiscoZen. La dashboard gestisce anche i corrispettivi, compila l'F24, la dichiarazione dei redditi, ci permette di fare la fatturazione elettronica organizzata in tabelle con i nostri clienti, e se abbiamo qualsiasi dubbio possiamo sempre contattare FiscoZen tramite la chat. E se stai guardando questo video, sappi che FiscoZen ti ha messo a disposizione una consulenza gratuita a cui puoi accedere usando il link in descrizione, nella quale non solo potrai approfondire la tua situazione specifica per capire cosa è meglio per te, ma grazie alla quale avrai anche diritto a 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Insomma, le opportunità di guadagno online sono numerose e il panorama dell'influencer marketing è davvero ampio e in continua evoluzione. Una volta identificata la propria nicchia e iniziato a creare contenuti di qualità interessanti e coinvolgenti, non è poi così difficile attirare un pubblico anche piuttosto numeroso, che attendere ci può anche permettere di trasformare la nostra passione in un lavoro. Come abbiamo visto, ad ogni modo è fondamentale ricordare che, come qualsiasi altra professione, anche quella dell'influencer e del content creator è regolata da rigide norme che devono essere rispettate per evitare di incappare in eventuali sanzioni. È dunque fondamentale affidarsi sempre ad un esperto per avere la certezza di poter operare in tutta tranquillità. Per oggi però io mi fermo qui. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like e iscriverti al canale di Investiamo, e per qualsiasi domanda ci vediamo qui sotto nei commenti. Ciao! Se questo video ti è piaciuto, segui il canale di Investiamo, lascia un like e scrivici un commento per fare domande o dirci la tua. Ah, e siamo anche su Instagram, seguici! Ci vediamo al prossimo video!